Abbiamo quindi visto il modello di Eudosso di alcuni secoli prima di Cristo e abbiamo visto che riusciva a spiegare più o meno il moto retrogrado dei pianeti, ma non le variazioni di luminosità dei pianeti durante il moto retrogrado. Il modello di Eudosso fu utilizzato poi da Aristotele nella sua cosmologia. Aristotele, siamo sempre 3-4 secoli prima di Cristo, aveva ideato un modello a 55 sfere cristalline concentriche con la Terra. Costituite da etere, la sostanza dei corpi celesti, incorruttibile ed eterna, che era una sostanza rigida, quindi una specie di cristallo trasparente, rigido, impenetrabile. Infatti il sistema aristotelico era costituito da sfere fisiche, i cui movimenti reali davano conto dei moti apparenti dei pianeti. E fu, come sappiamo, fino al 1700, fino al 1600, XVII secolo, il punto di riferimento fondamentale della concezione dell'universo. Quindi fino al momento in cui Galileo iniziò a difendere fortemente il modello invece di Copernico. Tutto il sistema di sfere era trascinato dalla sfera più esterna, la sfera delle stelle fisse, e trasmetteva questo movimento alle sfere più interne fino a quella della Luna, che era la più interna e separava la regione celeste dal mondo sublunare. Cioè sotto l'orbita della Luna il mondo era imperfetto, corrotto, mentre invece al di sopra dell'orbita della Luna il mondo era perfetto. La Terra naturalmente si trovava al centro dell'universo di Aristotele. Altri due astronomi e matematici greci, Apollonio e Parco, svilupparono tra il III e il II secolo a.C. un nuovo modello astronomico fondato sull'epiciclo, piccolo cerchio che ruota con velocità uniforme intorno a un deferente, un altro cerchio che è centrato, diciamo, con la Terra. In seguito Tolomeo elaborò ulteriormente questo modello di Apollonio e Parco basato sugli epicicli deferenti, aggiungendo altre complicazioni, poi vedremo meglio perché, quindi epicicli minori, altri epicicli, eccentrici e quanti e così via, per realizzare il modello geocentrico a epicicli. Questo modello era in grado di spiegare le irregolarità del moto dei pianeti e in modo particolare il moto retrogrado. E spiegava anche l'aumento di luminosità del pianeta durante il moto retrogrado. Adesso vedremo una bella, bellissima animazione virtuale, anzi due, sul modello geocentrico di Tolomeo.